Buonasera poi tutti che ci seguite su Liberi TV, altra puntata di Creare il futuro, Frosinone al centro in prospettiva delle amministrative 2022 a Frosinone, in collegamento oggi con Maria Spilabotte e Pierpaolo Segneri. Maria Spilabotte è già, già senatrice nella 17ª legislatura, eletta con il PD, quindi tra il 2013 e il 2018. Poi c'è stata un'evoluzione per quanto riguarda il partito, ce lo dirà magari lei stessa, uscita e fuoriuscita dal Partito Democratico. E come professione assistente parlamentare, lei faceva l'assistente parlamentare prima, insomma, di essere eletta al Parlamento europeo, impegnata nel marketing professionalmente, come la promozione del marketing. Poi magari potremo accennare anche a delle iniziative che ha, diciamo, intrapreso proprio per quanto riguarda la promozione delle produzioni dell'uovo di Frosinone per quanto riguarda degli accordi internazionali, e poi ne parleremo. E Pierpaolo Segneri, che già conoscete, professore, giornalista, pubblicista e presidente dell'associazione Frosinone al Centro. Ovviamente, come nell'altro appuntamento, il focus sono le amministrative del 2022. Parliamo appunto di questo territorio. Maria Spilabotte, peraltro, e di Veroli, ma vive a Frosinone, quindi insomma entrambi sono espressione, come si suol dire, del territorio. Abbiamo una trasmissione a chilometro con ospiti e a chilometro zero. Partirei esattamente come l'altra volta con una piccola riflessione, dando poi la parola, ponendo qui un tema di riflessione, dando poi la parola a Maria Spilabotte, cioè un'analisi di Frosinone, come oggi vede Frosinone. A Maria Spilabotte la parola. Sì, solo una precisazione. Io sono di Frosinone, nata e cresciuta a Frosinone, Ah, poi sei come cresciuta. tanti altri, purtroppo sono stata costretta ad andare via perché a Frosinone per tanti anni non c'è stato un piano regolatore, non si costruiva. Quello che si costruiva era molto costoso e quindi ho dovuto per forza andare via. Infatti Frosinone si è spopolata, ci sono state tante defezioni da questo punto di vista e siamo andati in tanti ad abitare nei comuni limitrofi perché Frosinone non ha periferia in effetti. Appena si esce fuori dal comune. Io abito a Veroli e sono esattamente a 4,5 km da De Matteis e sono a 8 km dal centro di Veroli. Posso Quindi bella. Testimoniare che Maria è di Frosinone perché insomma ci conosciamo da bambini, perché sia per gli scout sia alle scuole medie, in prima media io frequentavo il corso B, lei stava nel corso D e quindi ci siamo conosciuti a quell'età, insomma, alla io prima invertito le media. cose, ma chiedo scusa. E Frosinone si è spopolata in questi anni proprio perché, insomma, non essendoci stato un piano regolatore, è stato difficile costruire, la gente è dovuta andare a comprarsi casa fuori dove c'erano dei piani dove è stato possibile costruire con l'edilizia residenziale. Quindi si è costruito a Ceccano, a Veroli, tanto. Dove abito io, per esempio, ci sono 54 famiglie, almeno 50 sono di Frosinone. Com'è questa città oggi? Beh, Frosinone. io vengo dal centro storico un po' spettrale. Se mi devo ricordare il centro storico di Frosinone, da bambina, ero un centro storico vivo con il mercato. Devo ricordare mio padre che il mercoledì sera scendeva per spostare la macchina perché c'era il mercato, quindi bisognava liberare le stradine per far posto alle bancarelle. Il mercato è stato tolto, non si fa più. Noi stessi siamo proprietari di alcuni negozi in centro storico, sono sfitti da parecchi anni, si contano 41 serrande abbassate, 41 dall'Arco Campagiorni fino a Piazza Garibaldi, sono tantissime.
mentre io mi ricordo da bambina, ma anche da adolescente, c'erano tutte le attività commerciali che si volevano, dalle gioiellerie, negozi di scarpe, lavanderie, alimentari, c'erano i negozi di riferimento, i più bei negozi che c'erano a Frosinone. Qualcuno si è trasferito nella zona bassa di Frosinone, commerciale, qualcuno ha chiuso definitivamente la propria attività. Ma se ci provate, le contate, 41 serrande abbassate, in completo abbandono, degrado, sporcizia. Sono purtroppo deposito di rifiuti. La pavimentazione che era stata rifatta all'epoca della giunta Marzi, purtroppo non è stata manutenuta come si doveva. Quelle lastre che sono saltate sono state ricoperte vergognosamente solo di asfalto e non con la pietra che invece era stata usata originariamente. Non è stato incentivato nessun tipo di insediamento di attività commerciale con nessun tipo di politica incentivante, riducendo le tasse. Riducendo le tasse, ad esempio, sull'immondizia, riducendo, non facendo pagare, ad esempio, le tasse sulle insegne, non facendo pagare l'IMU magari ai proprietari, no? Per potergli consentire di affittarle, o concedere un affitto calmierato. Nulla, non è stato fatto nulla di tutto questo, oppure concedere lo spazio all'aperto, l'occupazione del suolo pubblico gratuitamente per far sì che locali pubblici potessero usufruirne, potessero aprire locali di somministrazione, avendo spazio pubblico a disposizione senza dover pagare la tassa di occupazione. Non è stato fatto nulla. Insomma, un I po' locali che sconfortante. chiamassero i giovani sono stati aperti e chiusi perché disturbavano la quiete pubblica. Insomma, non si è fatto nulla affinché questo centro storico potesse tornare a vivere. E Pierpaolo, questo hai una visione? mi dispiace molto, solo se parlo di centro storico. Poi ci Poi sarebbe molto affronteremo, altro sì. da dire, insomma, Certo, ma ma eccomi. avremo un altro giro, certo, Parlo del insomma. centro storico perché lo considero patrimonio comune, sia di quelli Certo. che ci vivono, sia di quelli che non ci vivono. Insomma, il centro storico è patrimonio comune di tutti i Certo, cittadini. certo. Pierpaolo. Mi riallaccio a quanto detto da Maria, perché la volta precedente, nel dialogo faccia a faccia con Alessandra Sardellitti, avevo detto, no, che Frosinone è come se le luci si fossero spente. Magari tante cose sembrano essere andate avanti, ma è stato uno sviluppo senza progresso. E quindi anche come se la città fosse stata veramente addormentata nella propria anima. Quindi, siccome mi ricordo che Frosinone ha avuto dei momenti luminosi anche con un'anima accesa, siccome tutti sanno che Frosinone è l'anagramma di sonnifero, ma qui veramente è il sonno più tetro. Il centro storico è l'esempio emblematico. E io certe volte penso che, non so, facendo riferimento ai fumetti di Batman, sembra Gotham City. Ma non tanto soltanto a vederlo, proprio quello che trasmette. Perché? Perché secondo me c'è una responsabilità politica in tutto questo. I cittadini anche hanno perso quell'entusiasmo, quella forza che loro hanno, che ciascun frusinate ha,
e che è stata gradualmente disattesa da una politica che è stata distratta da qualsiasi attenzione alle persone e alla città per quello che è. Il fatto che si sia spopolata Frosinone e che i cittadini siano andati verso i paesi limitrofi, Tecchiena, Ceccano, Veroli, eccetera, dimostra anzitutto che l'idea dell'associazione Frosinone al centro, che ha recuperato un'idea già portata al dibattito politico negli anni passati, recuperata e promossa da Giovanni Turiziani, che è stato presidente di un'industria di Frosinone fino a qualche tempo fa, è quella dell'area intercomunale della città metropolitana. Ormai è inutile continuare a pensare a Frosinone soltanto, diciamo, con un'ottica sovranista di Frosinone, ma siccome Frosinone è il capoluogo di provincia, è l'amministrazione, la politica frusinate che deve svolgere un ruolo di traino per mettersi in collegamento con gli altri comuni vicini, penso a Ceccano, Ferentino, Veroli, Alatri, Patrica, forse anche Anagni, e creare quest'area intercomunale in grado di arrivare almeno a 150.000 abitanti, così come proposto appunto anche da un'industria, ma io ricordo anche Michele Marini, si fece portatore anche come sindaco di questa idea, e è stata lasciata cadere. Magari ci saranno state delle difficoltà che avranno impedito la realizzazione di questo progetto, ma l'associazione Frosinone al centro si è messa in testa di riprendere questa idea e di rimetterla nel dibattito politico, perché non si discute di quello che è fondamentale per far uscire Frosinone da questo lato oscuro, da questa ombra che angoscia i cittadini. Io ripeto, l'altra volta l'ho detto anche con Alessandra Sardellitti, a Frosinone c'è uno stato d'animo generale o di rabbia o di rancore o di rassegnazione. Molto spesso, giustamente, i giovani sembrano, gli studenti, i ragazzi sembrano immersi in una propria solitudine. In più, con questa pandemia la situazione si è accentuata ancora di più, per cui Frosinone stessa come città e i suoi abitanti, a mio parere, vivono un vuoto esistenziale che è dovuto a un vuoto culturale di una classe politica, secondo me, non all'altezza delle sfide che ci aspettano, tanto più quelle che verranno nei prossimi mesi per superare e andare verso un futuro lasciandoci alle spalle il peso di questa pandemia, che lascerà dei segni enormi sul piano ovviamente diciamo umano, psicologico, oltre che sociale, civile, economico. E come se ne può uscire? Questo progetto, questa idea, questo orizzonte dell'area intercomunale può essere, se Frosinone come capoluogo si assume la responsabilità di fare di questa idea un punto inevitabile verso cui andare per realizzarlo, anche perché altrimenti, a mio parere, Frosinone va a sbattere e perde qualsiasi possibilità anche di rivendicare di essere capoluogo di provincia, perché non ci sono neanche più alcuni requisiti. Ecco, invece, siccome l'idea da cui nasce l'associazione Frosinone al centro è quella di portare Frosinone come utopia, come orizzonte ultimo, ma capitale europea della cultura, per realizzare questo, allora sì, se si realizza l'area intercomunale con gli altri, diciamo, paesi limitrofi, veramente noi abbiamo una storia, una cultura, una memoria, una proposta economica, enogastronomica di livello altissimo. Pensiamo appunto a Veroli, dove vive Maria, la Scala Santa, quello che rappresenta a livello storico la città dei papi, poi anche Anagni. Quindi, se noi vogliamo raggiungere questa idea del capitale europeo della cultura,
il primo passo da raggiungere è quella dell'area intercomunale e della città metropolitana. Ma bene, di questa Frosinone non si parla, non se ne parla. A Maria, sull'area intercomunale. Se posso aggiungere anche una cosa ed allacciarmi a quello che dice Pierpaolo, che giustamente ha l'ambizione anche il pallino della cultura, no? E quindi pensa giustamente a Frosinone come capitale della cultura europea, legittimamente. Ma io penso anche a Frosinone che ha bisogno di ripensare le proprie infrastrutture, che ha bisogno di ripensare al rafforzamento della rete tecnologica, che ha bisogno di ripensare veramente a rafforzare la propria offerta di servizi sanitari, ha veramente bisogno di rivedere il proprio sviluppo dal punto di vista ecosostenibile, dei trasporti, sotto tanti punti di vista. Ecco, queste sono tutte cose che sarà possibile fare per Frosinone città, ma per Frosinone come area intercomunale, se noi questi servizi li condividiamo con l'area intercomunale e riusciamo a presentare in Europa dei progetti condivisi che siano a servizio di una popolazione numerosa, non di 45.000 abitanti, perché se in Europa vedono arrivarsi un progetto che è a servizio di 45.000 abitanti, non lo guardano nemmeno. Per cui noi dobbiamo, una volta, mi auguro che ci sia Pierpaolo alla guida del comune di Frosinone, che faccia di tutto affinché si costituisca questa unione intercomunale. Dobbiamo, mi auguro, assoldare una squadra di europrogettisti che si mettono a lavorare anche remunerati a percentuale, perché no, portando a casa tanti di quei soldi con tutti i progetti, tutti i bandi che ci sono in Europa, ma con un orizzonte che guarda l'unione intercomunale, condividendo i servizi con tutta una platea molto più ampia. Perché non si può pensare più in piccolo, altrimenti non andiamo più da nessuna parte. E sì, in Europa queste cose le hanno capite prima di noi e portano a casa tanti soldi. Se noi continuiamo a fare i piccoli progettini, comune per comune, 91 comuni su 91, non porteremo a casa mai niente. Quindi questa dell'area intercomunale è assolutamente una priorità per cambiare il volto della nostra città, ma anche della nostra provincia, e di cambiare le prospettive dei nostri cittadini, soprattutto dei nostri ragazzi, che debbono crescere con gli stessi servizi e con le stesse prospettive, con le stesse possibilità degli altri cittadini e degli altri ragazzi europei. Maria, intervengo perché anzitutto è evidente che le sfide che riguardano il territorio del Frusinate, dall'ambiente, la Valle del Sacco, i trasporti, la viabilità, quello che vogliamo, non si possono affrontare separatamente comune per comune, perché riguardano la stessa area ed sono gli stessi problemi, e sono problemi talmente grandi e talmente complessi che il singolo comune da solo non potrà mai risolverli. Il problema dell'inquinamento della Valle del Sacco non è che lo risolve il comune di Frosinone. Se non c'è un'alleanza di un'area intercomunale,
che coinvolga tutti questi paesi limitrofi, che affrontino in maniera coesa e unita il problema e trovare le soluzioni e soprattutto i finanziamenti. Come diceva Maria, se ci sono dei progetti presentati dall'area intercomunale con almeno 150.000 abitanti, vengono presi in esame questi progetti e queste proposte, altrimenti non vengono nemmeno visionati, vengono direttamente cestinati. E questa consapevolezza, io credo, a Frosinone manchi, forse manca anche nei vari paesi, nei vari comuni, ma la responsabilità più grande è di Frosinone, essendo il capoluogo. Gli amministratori della città di Frosinone devono essere i promotori, i fautori, i trascinatori per questa, diciamo, questo obiettivo, di questo orizzonte. E non possiamo assolutamente permetterci di far finta che nulla sia, che nulla succeda, perché invece andremo verso il peggio. Se nel frattempo magari esiste la possibilità di iniziare con, faccio un esempio, con Veroli e Patrica, intanto si parta con Veroli e Patrica, poi si unirà Ferentino, poi si riunirà Latri, poi arriverà Ceccano, ma bisogna assolutamente partire. Questa consapevolezza non c'è, perché? Perché non si discute, perché non c'è più politica, è tutto amministrativismo, oppure potere, potere per il potere, spartizione delle cose, i sotterfugi, clientelismi, familismi. Ma dove vogliamo andare? Le grandi sfide, io dico, sono culturali, perché per me la cultura non è il fatto dei libri, la cultura per me è mentalità. Cioè, quando io sollevo la questione culturale, dico semplicemente aiutare i cittadini a poter esprimere al meglio loro stessi, le loro qualità, perché nel Frusinate ci sono persone di eccellenza, di grande valore, che vengono invece soffocate da un potere che si sente disturbato dall'intelligenza, dalla creatività dei frusinati, che poi se ne vanno a portare le loro qualità da un'altra parte, e si impoverisce Frosinone anche a livello di risorse umane come potenzialità di ingegno e di forza anche umana, che è quella principale che trascina. Allora, questa rassegnazione, questi sguardi immersi nella solitudine dei frusinati dipendono da questo buio che si è creato, ed è un'idea che è stata negli anni perseverata contro i cittadini e contro Frosinone, a soddisfazione di interessi, forse di ambizioni, di una classe dirigente, secondo me, non all'altezza. Preferisco generalizzare, perché poi ovviamente ci sono le eccezioni, però la responsabilità di quello che stiamo vivendo oggi, poi anche a livello economico, ci deve porre un'attenzione, un risveglio, anche un sogno. Ma il sogno è quello che ti fa credere nella possibilità di poterlo realizzare. Quindi il sogno è una spinta, è un elemento propulsore. E la cultura quindi non è quella dei libri, la cultura è avere la mente aperta, essere curiosi, avere la possibilità di accedere anche alla conoscenza in maniera più agevole, dare in quanto politica gli strumenti ai cittadini per poter vivere e vivere bene. Secondo me la politica è l'arte del vivere meglio, l'arte del nuovo possibile, e invece a Frosinone regna il vecchio probabile. Allora dico, possiamo andare avanti così? Ma anche se io non verrò ascoltato, non lo so, e se l'associazione Frosinone al centro verrà snobbata, questi nodi verranno al pettine comunque, e Frosinone li dovrà affrontare comunque, ma è meglio affrontarli adesso che dopo, quando sarà troppo tardi e saremo andati a sbattere, perché non manca molto. Questo è il mio parere. Non so Maria che ne pensa. Sì, e poi volevo aggiungere una cosa, ovviamente poi Maria replicherà. Ho letto su un articolo che ho trovato, che è un convegno a cui ha partecipato Maria Spilabotte sulle pari opportunità ormai nel 2017 alla Camera,
lei parlava di un gap da colmare e individuava, insomma, come prospettiva un modello nord europeo. Ecco, è una cosa che potrebbe essere in qualche modo applicata anche a questo territorio. Non mi ricordo a proposito di cosa. Beh, si parlava di pari opportunità e di un gap che c'era in Italia, riguardo ovviamente anche alla partecipazione femminile, ed era anche in ottica poi ovviamente per quanto riguarda anche l'aspetto della promozione dei valori, dei prodotti dei territori, eccetera. Ma sicuramente quando parliamo di pari opportunità, sicuramente nel nord Europa sono stati sempre un po' più avanti, perché sicuramente le tematiche femminili hanno fatto sempre in modo di essere sempre un po' più avanti rispetto all'Italia. Noi abbiamo sempre indossato un po' la maglia nera, purtroppo, rispetto ai paesi del nord. Abbiamo faticato sempre un po' di più come mamme per dover non avere i servizi di assistenza all'infanzia, di non avere i congedi parentali per i papà, per le mamme, insomma abbiamo dovuto faticare. Devo dire che durante la 17ª legislatura, quando io ricoprivo l'incarico di senatrice, molti passi in avanti sono stati fatti per colmare questo gap. Comunque c'è ancora molto da fare. Molto probabilmente qualche riferimento in qualche intervista era riferito sicuramente al mio impegno per la regolarizzazione la regolamentazione della prostituzione, che sicuramente era una battaglia che io ho sostenuto per tanto tempo e che sostengo ovviamente ancora, perché ritengo che sia riconoscimento, l'autodeterminazione in ogni caso sia un diritto da difendere sempre e comunque, per quanto riguarda, diciamo, l'esercizio dei propri diritti. Quindi credo che anche quello sia un diritto da difendere assolutamente dagli uomini e dalle donne, quando si parla di autodeterminazione. E quindi credo che sia sicuramente un aspetto riferito a quella mia battaglia. Però ecco, mi piacerebbe parlare più di Frosinone in questo contesto, perché diciamo questo faccia a faccia, che poi è più un dialogo, perché io mi trovo perfettamente, diciamo, in sintonia con Pierpaolo. Sono contenta che lui abbia preso a cuore il fatto di potersi candidare come sindaco. Posso contare sul tuo sostegno, il tuo allora, aiuto? Allora, Pierpaolo, non puoi contare sul mio voto, perché io voto a Veroli e non faccio i magheggi che trasferisco la mia residenza sei mesi prima a Frosinone per poterti votare, perché queste cose non le faccio. Ma puoi votare, puoi contare sul mio sostegno, sul voto della mia famiglia, dei miei amici. Grazie. Farò la campagna elettorale per te, sui voti sui quali io posso contare, posso spendere tutte le parole che sai di apprezzamento nei tuoi confronti, perché nutro stima, credo in te, credo nei tuoi valori, credo che tu sia la persona giusta che ci vuole in questo momento per Frosinone, che ha bisogno di un cambiamento forte, radicale,
di un'inversione di tendenza importante. Siamo a un punto di svolta, o sull'orlo del baratro. Se ci affidiamo ai vecchi sistemi, Frosinone è destinata al declino totale, perché tutti quelli che hanno avuto la possibilità di governare Frosinone fino adesso non hanno determinato nessuna svolta per Frosinone. Hanno continuato a galleggiare, hanno determinato quella che tu prima hai definito rassegnazione negli animi dei cittadini, che pensano che più di questo non si possa fare, che più di questo non si possa avere, che meglio di così non si possa andare. E invece i cittadini devono sapere che esistono città più belle, città migliori, città dove i servizi sono eccellenti, città dove si può vivere bene, dove l'aria può essere respirabile, dove si può andare in bicicletta, dove i propri figli possono vivere bene, dove si possono avere i servizi che funzionano. E Frosinone può essere una città di quelle. Però bisogna avere il coraggio di sganciarsi da alcuni sistemi, di non essere per forza legati ai poteri forti, di non essere legati al clientelismo, di fare scelte coraggiose, di dare fiducia alle persone che credono in un progetto, che hanno un sogno, che hanno una volontà, che non hanno nessun interesse se non quello di dare una svolta vera a questa città, che non hanno nessuna intenzione di sedersi su una poltrona ed esercitare un potere, che non hanno nessuna intenzione di sedersi in una persona e fare l'interesse proprio, che non hanno nessuna intenzione di sedersi su una poltrona e vedere come usare quel potere per arricchirsi personalmente, ma solamente l'interesse di servire i propri cittadini e riempire il proprio animo di soddisfazione per rendere la propria città, per servire la propria città, i cittadini, e fare della propria città una città bella, vivibile, un posto dove i propri cittadini amino vivere. Quindi noi dobbiamo fare in modo di dare ai cittadini la consapevolezza che tutto questo è possibile farlo, ma anche loro devono maturare al loro interno, nel loro animo, l'idea che questo è possibile, e devono avere il coraggio di cambiare, e dobbiamo dare la motivazione per cambiare una volta per tutte. Non si possono votare sempre le stesse persone, sempre le stesse facce, sempre le stesse squadre, sempre le stesse persone. Non hanno funzionato, non ci hanno portato niente di nuovo, non ci hanno portato da nessuna parte. È una città abbandonata a se stessa, e quindi questa rassegnazione non ci può stare nei cuori dei nostri cittadini, ma i cittadini devono tornare a sognare. E noi abbiamo il compito di farli tornare a sognare. E Paolo, questo è un invito proprio esplicito. Sì, no, ringrazio Maria per queste parole. Lei sa che ho preso questa decisione per amore della mia città, soltanto per quello. Per amore, solo per amore. E per questo cerco anche di sorridere e di trasmettere agli altri concittadini il coraggio e la fiducia, perché quest'amore può riaccendere l'anima della città. Quindi ti volevo chiedere,
Secondo te, questa idea che ho già esposto l'altra volta nel dibattito precedente, di realizzare una proposta civica, di andare coraggiosamente fuori dai grandi schemi che conosciamo, degli schieramenti più blasonati, la ritieni per te una scelta giusta ed è quella che mi consiglieresti? Oppure faresti un discorso diverso? No, no, assolutamente, io condivido la proposta civica. Tu lo sai che io vengo da una storia partitica di più di 20 anni, ho militato nel PD, sono stata iscritta a Italia Viva, da ottobre non ho rinnovato nemmeno la tessera di Italia Viva, però ti dico che l'esperienza civica in questo momento è la cosa migliore da fare. Perché se vogliamo dare un segno di svolta dobbiamo staccarci da tutto quello che è vecchio, che è obsoleto, perché i partiti non hanno saputo rinnovarsi in questo momento, non sono stati, non saranno capaci di fare una proposta nuova, non saranno capaci di portare nulla di nuovo. Non voglio disprezzare il partito. In sé per sé, o la politica in sé per sé, il partito politico, come strumento, perché non mi sento di fare questa accusa, diciamo, però a Frosinone i partiti politici non sono riusciti a rinnovarsi, non sono riusciti a rinnovare la propria classe dirigente, per cui credo che in questo momento per differenziarsi l'idea della lista civica sia assolutamente la migliore per accogliere tutte le anime che si vogliono ritrovare in questa idea, in questa prospettiva. Non fare l'analisi del sangue a nessuno, perché tutti devono essere accolti in questa casa civica purché siano portatori di idee. Ovviamente non di interessi personali particolari, ma portatori di idee, di buona volontà, soprattutto che abbiano voglia di lavorare, di metterci del proprio, ma senza fare l'analisi del sangue a nessuno, perché insomma, una casa civica è aperta a tutti, insomma. Quindi ti volevo chiedere, Maria, visto che mi Siamo in sono trovato a conclusione, fare le Pierpaolo, domande, te ne vai. faccio un'altra. Allora, Gianni visto che l'abbiamo isolato. l'abbiamo isolato, No, no, ma io siccome prendo il tempo. non sei più iscritto da tempo al Partito Democratico, non hai rinnovato l'iscrizione a Italia Viva di Matteo Renzi, ti vuoi iscrivere all'associazione di Pierpaolo Segneri? All'associazione mi iscrivo volentieri perché lo faccio col cuore, lo sai, è un impegno civico che mi fa piacere assumere. Non ti prometto che sarò un'assidua frequentatrice perché sai che lavoro su Roma, ho finito di lavorare poco fa, dopo 13 ore, quindi fortunatamente anche se in tempi di Covid il mio lavoro non subisce rallentamenti, quindi anzi, accelerazioni, Però quindi. da come hai parlato è chiaro che anche se vivi a Veroli, anche se lavori a Roma, il tuo sguardo su Frosinone è andato avanti in maniera ininterrotta, perché parli di Frosinone col cuore e ne parli con coscienza, conoscendo la realtà. Quindi vuol dire che non hai smesso di No, ma guardare io alla città. torno tutte le settimane, vado a fare la spesa a Frosinone, ho la mia farmacia a Frosinone, il mio macellaio a Frosinone, sono legatissima a Frosinone, cioè, ho mia madre in centro storico, mio fratello. Ho tutte le mie abitudini ancora radicate a Frosinone. Ti ripeto perché ho 4 km di Frosinone, 8 Veroli, quindi sto più vicino, anche se la comunità verolana mi ha accolto in maniera calorosa, mi vogliono tutti bene, però so a Frosinone, insomma, quindi sono
Sono sempre Frosinone, seguo Frosinone, mi sta a cuore Frosinone, la città dove sono nata, vissuta, cresciuta. E, ripeto, poi centro storico è patrimonio comune di tutti. Mi piacerebbe che fosse il cuore pulsante della città, tornasse ad essere quello di una volta. E poi, vabbè, ci sono tanti problemi in periferia, dovremmo stare 4 ore, Gianni, a parlare, però insomma. Diciamo che al momento possiamo, diciamo, concludere con l'invito accolto da Maria Spirabotta all'iscrizione all'associazione Frosinone al Certo. Centro. E quindi, se siete d'accordo, io chiuderei, farei una piccola rapida chiusura ringraziandovi della partecipazione a questa puntata di Creare il Futuro, Frosinone al Centro. Ricordiamo per chi ci segue, chi magari vede questo video non dall'inizio, abbiamo parlato con la con già senatrice nella 17ª legislatura, Maria Spilabotte, e con Pierpaolo Segneri, professore, giornalista e pubblicista e presidente dell'associazione appunto Frosinone al Centro. Vi ringraziamo, come ho chiuso con l'altra volta, forza Frosinone, Frosinone città, Forza e a ritrovarci subito in emittente. Frosinone! A ritrovarci E subito in emittente. pure la squadra di calcio, Pure la dai. squadra in Serie A, in Esatto. Serie A. Grazie ancora. Ciao, Grazie grazie Maria, grazie Maria. Paolo, grazie Gianni. In bocca al lupo, buon anno a Buon anno. tutti. Auguri, auguri, buon Auguri. anno, buon anno.